cerchi dell'acqua perché una cosa che è avvenuta tanti anni fa, come se fosse una goccia che cade nell'acqua, continua ad espandere i suoi cerchi sempre più larghi, e con il ritorno del protagonista, che è interpretato da Alessio Boni, si mette in moto un meccanismo che porta altrove e che serve a raccontare tutti i personaggi e a chiarire la vicenda che viene oggi e quella che è avvenuta tanti anni fa. Io sono un fotografo oramai molto famoso, vivo probabilmente a New York. La bellezza di questo personaggio è che torna dopo 24 anni perché è morto il padre. Se no non sarebbe più tornato, probabilmente non avrebbe avuto più rapporti con nessuno. Torna per il funerale e ritornano tutti gli affetti. Ritorna un fratello, ritorna un'amica Valeria e dei misteri che piano piano si snocciolano. La morte di una fidanzata, il perché, l'assassinio. E pian piano viene a capire che è stata tutta una combutta. La storia di Davide Frecero e Bianca Della Rocca è una storia molto particolare. Questo amore che nasce piano piano fra di loro è veramente un grande amore, un amore anche un po' combattuto, soprattutto da parte di Bianca, perché Davide ovviamente è stato l'amore della vita di sua sorella, quindi per Bianca ha sempre questa paura, fra virgolette, di essere un po' la sostituta di sua sorella. La storia si svolge in un piccolo centro del nord Italia che sorge nelle vicinanze di un lago, e in questo lago sono avvenuti a distanza di molti anni dei crimini dei quali si cerca il colpevole. Bianca Della Rocca è un personaggio molto buono, un personaggio che comunque viene da una famiglia dove gli hanno insegnato dei valori che poi in realtà questi valori non esistono, ma lei realmente crede nell'amore, nella famiglia. Per me è stato un personaggio molto complesso, soprattutto nel suo modo di porsi, no? Nel gesticolare. Già il nome Bianca, no? La rende proprio pulita, la rende... perché lei realmente è un personaggio così. Il versante del mystery della serie è piuttosto ricco. Le scene che fanno parte di questo versante permettono da una parte alla regia di sbizzarrirsi in scene visivamente più interessanti o più ricche, e dall'altra di penetrare all'interno della psicologia, della psiche, per meglio dire, dei personaggi, cioè di vedere cosa c'è dentro l'animo dei protagonisti.